Ancora una sconfitta per il Lecco calcio a 5 che sempre più a pezzi tra infortuni e squalifiche ha regalato 3 punti anche alla Tridentina, penultima nella classifica di Serie A2. I trentini hanno ora 11 punti, 6 dei quali ottenuti proprio contro il Lecco. Imbottiti di giovani, i blucelesti partono bene, all'1.39 c'è un doppio tentativo di Urio respinto però dal portiere ospite. Il gol bluceleste è nell'aria e arriva al 2.09, Urio innesca in aria Belloni che di prima intenzione batte il portiere in uscita. Al 3.10 arriva però il pareggio della Tridentina, su un tiro dalla distanza Colombo non è impeccabile nella deviazione, arriva Ortega Soares che insacca il gol dell'1-1. Al 7.14 c'è un altro brivido per il Lecco con Fusari che effettua un diagonale a lato sull'uscita del portiere. Al 7.53 bravo Colombo a respingere una conclusione di Jukka Kitola. Il Lecco ci prova all'8.43, Di Maria calcia dalla distanza ma la sua conclusione viene deviata. Al 14.55 è bravo ancora Colombo in tra i pali a sostituire lo squalificato Giglio e l'infortunato Delaiti a deviare la diagonale di Jukka Kitola. Al 18.54 c'è gloria anche per Denis Cariboni, portiere della Juniores Bluceleste, che viene inserito per neutralizzare un tiro libero assegnato alla Tridentina. Finisce così il primo tempo sull'1-1. Nella ripresa ci si aspetta un Lecco combattivo, ma invece la ripresa appunto è un disastro per i blucelesti. All'1.13 Belloni perde un contrasto con Fusari che si presenta tu per tu con Colombo e infila nell'angolino ribaltando il risultato. Al 3.44 Fusari riceve palla davanti a Colombo che tenta di respingere la conclusione, ma la palla carambola in rete e la Tridentina vola sul 3-1. Il Lecco fatica a reagire, al 6.18 rischia di capitolare nuovamente quando Colombo è bravo a uscire bene sui piedi di Soares Ortega. Al 7.58 ancora è bravo Colombo ad alzare sopra la traversa un colpo di testa di Fusari da distanza ravvicinata. Al 9.53 ancora l'incontenibile Fusari si rende pericoloso ma la sua conclusione viene respinta. Il Lecco si fa vivo al 10.48 quando Castagna riceve palla in buona posizione ma il portiere ospite mette in angolo la conclusione del giovane bluceleste. Al 12.54 Gomez, schierato come portiere di movimento per tentare la rimonta, viene smarcato tu per tu con il portiere della Tridentina che però è bravo a chiudere in angolo. Al 16.03 Belloni fa filtrare per Castellani ma il suo tocco è chiuso in angolo ancora una volta dal portiere. Al 17.06 Lecco sembra riaprire la partita quando viene assegnata ai bluceleste una punizione dal limite che viene toccata per Castagna, la cui conclusione si infila in rete nonostante il tentativo di salvataggio dei difensori ospiti sulla linea. È però un fuoco di paglia perché dopo 13 secondi la Tridentina si riporta avanti di 2 reti portandosi sul 4-2 con un calcio di punizione che viene deviato in rete da Soares Ortega di tacco con un tocco appunto che beffa Gomez in quel momento tra i pali. Al 18.58 c'è pure la quinta rete della Tridentina con un pasticcio della difesa Soares Ortega che infila in rete appunto il pallone del definitivo 5-2. Allora mister Marques, chiaramente sappiamo l'emergenza con cui la squadra ha affrontato questa partita, però prendere 5 gol in casa dalla penultima della classe fa certamente male, soprattutto per come è arrivata questa sconfitta. Senza dubbio, prendere 5 gol in casa sempre è brutto, comunque non abbiamo fatto una bella gara, stiamo a tornare a allenarsi con tutti adesso, la squadra ha risentito un po', secondo me, fisicamente. Cumprimenti a loro che ha fatto una grande partita, loro gioca a Salvesa, è andato qua a nostra casa, ha fatto una bella difesa, repartenza e ha vinto la partita meritatamente. Sembra che anche le motivazioni abbiano fatto la differenza, no? Abbiamo visto un Lecco comunque discreto nel primo tempo, poi nel secondo quando c'è stato da rimontare l'impressione da fuori è stata che non c'era quella grande voglia o comunque quella grande ardore agonistico nel voler rimontare una partita, mentre loro chiaramente hanno inseguito questi 3 punti fondamentali per la salvezza. Senza dubbio loro incararono la partita con più determinato, quindi ha vinto la partita. Comunque dobbiamo seguire a lavorare con pazienza, stiamo con tanti giovani qua che stanno a giocare e bisogna crescere, un po' di pazienza bisogna. Qualche spunto positivo, il gol di Castagna che comunque ha giocato quasi tutta la partita facendo una discreta impressione, no? Complimenti a lui che ha fatto il primo gol in A2, aspettiamo che faccia di più.
comunque siamo a finire questa zona, c'è un under 21 che sta anche in playoff e andiamo più avanti possibile con l'under 21 comunque. Grazie. Allora Mauro Castagna, brutta sconfitta oggi, però dal tuo punto di vista personale la soddisfazione di aver fatto il tuo primo gol in Serie A2, un bel gol tra l'altro. Sì, un bel gol, peccato per il risultato, non è servito a niente questo gol e vabbè, sono contento, una bella soddisfazione, per ora me lo segnava la squadra. Ovviamente, adesso l'obiettivo chiaramente è andare più avanti possibile con l'Under 21, no? Sì, noi ci speriamo, il nostro obiettivo, sinceramente il mio obiettivo è fare meglio dell'anno scorso, cioè andare anche ai quarti di finale scudetto, ci spero con tutto il cuore, ce la metterò tutta, ce la metteremo tutte insieme. Ok, in bocca al lupo, speriamo di seguirvi andando avanti più avanti possibile con l'Under. Grazie, grazie. Ok, ciao.